Bravi, complimenti. Molti sono i residenti che passando si stupiscono vedendo i 4.000 sassi colorati, pietre del Piave, dipinti come delle vere e proprie opere d'arte, realizzati dai bambini delle scuole e da chiunque volesse partecipare all'iniziativa per decorare l'aiuola di Piazza Vittorio Emanuele a fianco della Biblioteca Civica di Villorba. I commercianti, capitanati da Marina Carrone, hanno deciso da tempo di migliorare il decoro delle vie, prima con le biciclette blu e poi passando, grazie all'aiuto di alcuni volontari, a personalizzare le aiuole con i sassi colorati. Il mio progetto è nato proprio così, spontaneamente, passando per le aiuole di Villorba, così vedevo che erano un po' in disuso, un po' in disordine. Naturalmente l'amministrazione comunale non può esserci dappertutto perché ha un costo anche sistemare tutte queste cose. E io ho detto, ma perché non facciamo qualcosa di bello, di originale, di particolare? E mi è venuto in mente appunto di rendere partecipe tutta la città di Villorba, facendo, cioè, trovando degli spazi dove metterci a colorare. Per residenti e commercianti un modo efficace per riuscire ad abbellire gli spazi comunali senza gravare sul bilancio dell'amministrazione. È nata per risparmiare sulle spese di manutenzione dell'arredo urbano e poi è una cosa che ha coinvolto tutta la cittadinanza. La cosa più bella per me è appunto che tutta la cittadinanza partecipi al decoro e alla bellezza della sua città, del suo paese, e questa è la cosa più importante. Hanno collaborato tutti ed è una cosa che unisce anche la cittadinanza di Villorba.